Sara, come fare un puzzle? Ciao ragazzi! Per la rubrica Imprese della famiglia GBR, oggi, ma ci metteremo molti giorni, costruiamo la casa sull'albero! Abbiamo già il trapano caldo, sì. In realtà abbiamo dovuto togliere la piattaforma per la zipline, che se vi ricordate l'avete vista qui sul canale YouTube GBR. E ora iniziamo il nostro progetto. La casa sull'albero verrà esattamente qui. E sulla base del fantastico progetto che abbiamo preparato, verrà di base 2 per 1,50 m. Sul carrello non abbiamo messo solo Nicolò, ma soprattutto il materiale che abbiamo già preso per realizzare la base. L'abbiamo scelto di modo da avere 4 piloni belli, resistenti e francamente pesanti. Però abbiamo anche giocato con le spade, su cui puoi andare a fare la piattaforma, su cui puoi andare al pavimento, le pareti e tutto il resto. Scaricato il materiale, siamo pronti per iniziare. Cominciamo facendo dei bei buchi per le fondamenta con il piede di porco. Fatto le fondamenta e abbiamo messo le travi di sostegno. Vi chiedete perché escono, ragazzi? Perché abbiamo deciso di fare la terrazza. Ed è qui che vi serve una mano. Ciao ragazzi! Ciao Ale! Adesso metteremo i listelli che ci permetteranno di adagiare il pavimento della nostra casa sull'albero. A proposito di albero, nessuna vita andrà nell'albero. E questa è la struttura che sosterrà il pavimento attorno all'albero. Bene, adesso tocca Ale, prova di peso numero 2. Sta già sporcando tutta la casa sull'albero, staccati da qui. Anche in piedi? Certo, in piedi, forza, forza. Prova di peso numero 2, dobbiamo ancora fissare le assi. Guarda, sotto. No, travi sulla testa. Ma ci siamo. Adesso tocca a te. Arrivo. Non c'è più Nicky. Come non c'è? No, guarda, si può giocare anche a nascondino. Incredibile, seduto mi sono seduto, sì. Adesso. Nicky ha arrampicato sull'albero. E la prova numero 3. È andata! Adesso ci occupiamo di fissare il pavimento e issare le pareti. Ragazzi, sono qua per testare la struttura. Benvenuta nel video, Mati! Che bello! Che dite? Molto fatto apposta per farmi stare in piedi. Tu ci stai bene? Sì. Forse anche la mamma un po'. Mati, prova ad uscire. La porta verrà sul lato terrazza, quindi su questo. Ok. Passa sotto l'albero, mi raccomando. Sotto sopra, adesso. L'albero lo potremo utilizzare come sedia, dicevamo. E come metteremo la porta? Qua ci sarà la terrazza. Dobbiamo completare ovviamente il piano. E poi sarà pronta. Abbiamo dovuto fare qualche aggiustamento per adattarci ai rami dell'albero. Uno è qui e l'altro è quassù, dove abbiamo fatto una giunzione. E per fissare meglio il pavimento usiamo la spara a chiodi. Ovviamente con la supervisione di un adulto. Consiglio da professionista: controllare sempre se ci sono chiodi. Occhio alle misure, eh? Sia di lunghezza dei chiodi che di spessore. Abbiamo fatto fatica a trovare chiodi abbastanza lunghi che entrassero in questa spara a chiodi elettrica. Nicky sta inchiodando questo correntino che, come vedete, sorregge i due pannelli. Guardando da sotto, ragazzi, siamo esattamente qui. Se puliamo qua e di là, la casa sarà pulita. E il pavimento potremmo mettere. Sarà come fare un puzzle. E basterà semplicemente incastrare questi pezzi di laminato che noi abbiamo recuperato. È arrivato il momento di salire. Vai, facciamolo alla grande. Grandissima! Le assi, come vedete, hanno già gli incastri pronti.
Basta semplicemente avvicinarle e poi per non rovinarle usiamo un ciocchettino di legno su cui diamo delle martellate. Un colpo qua è chiusa perfettamente. Sono tornate le pulizie. Perché abbiamo finito il pavimento. Ma perché qui c'è un buchetto? Perché non ci bastavano le assi. Sai cosa ci metteremo? Cosa? Un po' di erba sintetica. Così quando entreremo nella casetta sembrerà di essere in un fantastico prato. Posso non cantare? Canterò io. Vai Ale, trapana. Ma prima del prato erboso blocchiamo la struttura. Incredibile, il legno ha retto i tuoi acuti. E regge anche a questo! Ops, bisogna dire a Matilde che ci vuole una terza pulitura. Che cosa vuoi che sia? Viva la pulizia! In camicia. La nostra pittrice, ragazzi, la parete di perline, almeno quella anteriore, è pronta per essere impregnata contro gli agenti atmosferici e Matilde è pronta per essere protetta contro le gocce di vernice. Il rullo è pronto. Anche la vernice d'acqua, Ale? Sì, è pronta. Cos'è quella faccia? Ma ragazzi, durata 8 anni, guarda, puoi pitturare come fa il cagnolino, proprio così. Ma è meglio utilizzare la mano o ancora il guanto. Pesca pure, la formula è antigoccia, noi comunque abbiamo protetto la superficie con giornali e anche una tavola in più. Ecco. Bene. Pensa bene nell'angolino. Abbiamo scelto il colore noce scuro per dare un tocco vintage alla nostra casetta. Vai, sull'albero. Su giù. Ale, com'è che la nostra Matilde assomiglia un po' a Quasimodo con questa bella gobba? Del cappuccio. Sì, perché fa un po' freschetto e quindi sotto al piumino. E l'abbiamo protetta con una bella camiciona del nonno. Il segreto è tirare bene la vernice. E sfruttarla quindi tutta per bene. E stiamo ottenendo un colore particolarmente uniforme. Cosa sono quelle tegole rosse che hai messo sopra il tetto? Grazie per il microfono ciocco, Ale! Trattasi di onduline, una superficie impermeabile ondulata che evita l'acqua di entrare nella nostra casa sull'albero. Poi c'è stato il problema dei rami, ovvero i rami creano dei buchi e quindi noi ci abbiamo messo della schiuma fatta apposta impermeabile per i tetti per evitare che poi l'acqua caschi all'interno. E speriamo sia vero! Questo colore sembra caramello! Ma non va assolutamente assaggiato. A me sembra anche slime, di quello che ci metti il dito fa così, tipo puzzetta. Assistente, fughe. Eccomi col pennellino. In questo caso ci vuole un piccolo pennello per spargere la vernice antigoccia anche all'interno delle fughe, perché così Ale, mi sa che dopo dovrei ripassare. Il pennello. Hai ragione, è un'ottima idea. Saliamo la scala e vediamo a che punto siamo arrivati. La scala ci porta alla nostra casetta che ha 3 pareti finite, verniciate e pronte per essere bucherellate. Perché adesso cosa ci mettiamo? Le finestre! Facciamo il giro della casa e vi presentiamo le aperture che abbiamo pensato. Cominciamo da qua. Accanto alla porta, come sempre, nei disegni che si fanno sin dall'asilo in poi, ci va la finestra. Sì, eccola qua. Qui le mettiamo due vicine in questo modo. Questa finestra panoramica, in cui ci sto dentro anch'io, andrà messa su questo lato in orizzontale. E poi sveliamo il segreto. Queste non sono vere finestre con veri serramenti, ma sono... cornici! E prima di entrare con voi, ragazzi, attraverso l'unica parete ancora rimasta aperta per mettere le finestre, una bellissima notizia! I fiori! E a breve arriveranno anche le foglie e la nostra casetta sarà completamente immersa nell'albero! Ragazzi, sto per entrare nella casa. Apriamo la maniglia. Wow, guardate, è meravigliosa. Guardate, qua vedi, sono un po' sporchi.
pavimento che tra un po' pulirò ovviamente. E guardate fuori, ecco papà. E qua abbiamo affacciato l'albero di pesco, il campo e tante cose papà che si affaccia. Qua c'è la schiuma che poi toglieremo. Ciao! Sono dappertutto. Ragazzi, adesso esco perché dobbiamo fare la scala. Che verrà proprio qui. Io colpirò lo sporco. Vai, scaccialo dalla casa, ma ti servirà la scopetta. Per le informazioni tecniche relative alla costruzione della casa sull'albero, intervistiamo Davide. Ciao ragazzi! Vai con la prima domanda, Ale. Quanti giorni ci abbiamo messo per realizzare la casa? Direi 7 giorni. Il tempo più lungo, oltre a quello costruttivo, è stato anche quello di andare a fare shopping, cioè prendere diversi materiali e scegliere quelli più corretti. Perché alla fine non è facile, prendo questo, prendo quest'altro. E poi sottolineo che li abbiamo acquistati un po' alla volta, giusto? Anche per vedere bene cosa potesse servire e le misure corrette. Esatto, è stato tutto fatto rigorosamente e artigianalmente. Un'altra domanda tecnica: perché qui c'è un chiodino che sporge altezza pericolosa? Ma perché questo è il grezzo, dicevamo. Non sporge più. E quindi dobbiamo sistemare tutti. Ho visto Matilde. Dobbiamo sistemare tutti i chiodi, verificare che all'interno sia tutto a posto per passare poi alla fase successiva, quella della decorazione. È momento di salire. Vai, testiamo la scala. E uno, l'ha tenuto. E due, l'ha tenuta. Ora dovete anche entrare. Oh, e la mamma vi chiuderà dentro. Sì. Ale, abbiamo preso il lucchetto? Via, chiuso col lucchetto. Vai. Non si può il lucchetto metterlo. Non l'abbiamo pensato il lucchetto. Bene, la casa funziona. Ovvio, sale anche tu. Scusa. Perché ha grande tenuta. Stiamo mettendo anche i tensori sulla base per evitare che nel tempo la casa giri. Uno, due. Ragazzi, siete solo in due. No, c'è anche un ragno, siamo in tre. Oh, che carino, un ragnetto. Ma dov'è Mati, ragazzi? Si può giocare anche a nascondino in questa casa. Mati, dove sei? Eccomi qua. Eccola. E allora siete veramente tre più un ragno. Qui ovviamente è tutto un po' da sistemare e soprattutto decorare. Non vedo l'ora. Yuppi. Ad esempio metteremo qua, come dicevamo all'inizio, Un po' di erba sintetica per dare quella sensazione di verde. E qua faremo una balaustra con legno e corda per mettere in sicurezza ovviamente la salita e la discesa. Mica potremmo... Vuoi saltare? Sì. Salire e scendere sempre saltando. Per oggi facciamo fare solo un giro esterno. Questa, ragazzi, è la parete est, dove sorge il sole alla e finestra. Questi? Perché li avete messi? Ah, questa è una controventatura, ovvero serve a dare più stabilità alla struttura della casa sull'albero. Anche perché su questa casa ci vivremo, vero Mati? Sì, e magari ci dormiremo anche. Sì. Questa è la parete sud. C'è una piccola finestrina che ci permette di spiare i vicini, ragazzi. Ma voi non diteglielo assolutamente. Insieme alle piante. Esatto, abbiamo con vista l'entrata. Sulle piante della nonna. Abbiamo l'entrata. L'entrata da ovest, dove si vedono i tramonti, bravissima. E infine ci manca la parete nord, che è quella con due finestre. Finestrina piccola e finestrina più alta. E allora è più bassa. Sì, ho sbagliato. Poi quando si tratta di decorare sistemeremo anche tutte queste spugnature che abbiamo fatto qua mettendo la schiuma. Sì, però è così soffice la schiuma. È vero, ma la taglieremo per bene, la decoreremo, ma non vi spiamo di più perché l'appuntamento è ai prossimi video. E se questo video, che è anche profumato, vi è piaciuto, mettete un pollicione! E poi ragazzi, manca poco, arriveranno le foglie! Vi aspettiamo ai prossimi video, sarà uno spettacolo! Ciao!